Insomma, abbiamo visto di tutto di più. L'ultima parola ovviamente all'assessore Grimm, che lei, come direbbe Marini, lei poi è una ragazza che sinceramente stasera, insomma, un pochino brutta ti sei visto, insomma, c'è stato un fuoco incrociato da tutte le parti. C'è stata una discussione assolutamente legittima nella sede del Consiglio Comunale. Alcune educatrici dei nostri servizi hanno ritenuto opportuno venire a portare le loro preoccupazioni per un oggettivo cambiamento, del servizio estivo presso le nostre strutture. C'è stata quindi una legittima discussione, tra i consiglieri, però ecco, abbiamo mantenuto la nostra scelta. Allora, quello che hai visto, cioè il fatto che adesso a oggi comunque loro effettivamente non sanno quando lavorano, cioè effettivamente è un po' tutto, cioè, visto che bisognerebbe in teoria programmare e pianificare, perché il problema centrale da quello che noi abbiamo capito è il fatto che un anno fa si diceva una cosa e che un mese e mezzo prima della stagione estiva si è detto tutt'altro, che poi dopo ovviamente la situazione economica cambi di ora in ora, insomma basta vedere in Grecia che non hanno neanche più la TV di Stato, però ecco c'è qualche problema che non va di comunicazione fra un po' tutti. In tantissimi enti locali italiani, un anno fa si sono erogati i centri estivi, in moltissimi enti locali italiani sono stati dimezzati o annullati. Nel comune di Trieste abbiamo scelto di applicare una norma contrattuale che esiste dal 2003, che prevede che le insegnanti siano a disposizione fino a 4 settimane per la continuazione dell'attività didattica. Abbiamo deciso di applicare questa norma perché riteniamo comunque un valore il poter ampliare il servizio dei nostri servizi educativi comunali per le famiglie che già li frequentano e perché così chiaramente abbiamo potuto, come dire, trovare un rimedio alle oggettive difficoltà di bilancio, perché purtroppo l'appalto per i centri estivi è stato ridotto per difficoltà di bilancio che sono esplose nel corso del 2013.